Federanziani continua la sua partecipazione al Summit, Forum internazionale della salute, di scena al Palazzo dei Congressi dell'EUR. Oltre 4.600 delegati provenienti da tutte le province hanno affollato la sede romana nei 4 giorni del forum, dando vita a numerose iniziative, tutte improntate sulla salute e la terza età, e finalizzate a fare il bilancio degli scenari presenti e futuri della sanità a favore degli anziani. Dal diabete all'ipertensione, ai farmaci, ogni tematica legata alle patologie che caratterizzano la terza età ha trovato il suo spazio all'interno del Summit. Oggi si parla di anziani, bilancio, appunto del presente e del futuro. Su cosa è stato incentrato il suo intervento? Sui trapianti in Italia, che è una, diciamo, problematica molto attuale, una problematica che interessa non solo i giovani ma anche gli anziani, perché in questi ultimi anni la donazione degli organi è cambiata come disponibilità e dell'età. Se fino a qualche anno fa il limite di donazione era circa 50 anni, oggi arriviamo normalmente a prendere organi anche di donatori ultra sessantenni e anche settantenni. Quindi uno scenario positivo? Uno scenario molto positivo, uno scenario nuovo, uno scenario che apre prospettive molto interessanti nella terapia dei trapianti. La seconda giornata di lavori è stata l'occasione per presentare il premio 60 e più, ideato da Federanziani, con il quale i cittadini premiano la buona sanità, e consegnato dal presidente del Summit Andrea Costanzo all'assessore al diritto alla salute della regione toscana Daniela Scaramuccia. All'assessorato al diritto alla salute della regione toscana, assessore Daniela Scaramuccia. Oggi si è parlato di anziani, quali sono le politiche che avete messo in atto nella regione toscana? Guardi, nella Regione Toscana da anni lavoriamo su politiche integrate tra sociale e sanitario per venire incontro delle esigenze che non sono strettamente sanitarie ma che diventano sanitarie nel momento in cui si acutizzano i fenomeni. Quindi una serie di percorsi condivisi tra medici di famiglia, medici ospedalieri, ma non solo, anche tra istituzioni, tra comune, ASL e regione. In Toscana abbiamo lanciato anni fa un consorzio di funzioni chiamato Società della Salute, a cui partecipano le ASL e comuni, per programmare e sviluppare assieme le politiche mirate proprio per il mantenimento della salute tra gli anziani. Oggi gli anziani le hanno anche conferito un premio direttamente da loro. Sì, devo dire che sono molto commossa e questo premio va a tutte le professionisti, medici, infermieri che hanno combattuto in questi anni, ma anche assistenti sociali, professionisti dei nostri comuni e delle nostre ASL, che in questi anni hanno combattuto per poter veramente migliorare la qualità della vita degli over 60. Federanziani corona la sua presenza al Summit 2011 presentando la collaborazione messa in atto con i medici di Smile Train Italia Onlus. Come nasce la collaborazione tra Smile Train e Federanziani qui al Summit? La collaborazione nasce per il progetto di adozione di un orfanotrofio in Kenya, nella città di Watamu, dove Federanziani si è presa l'impegno di ristrutturare questo orfanotrofio ormai decadente e chiedendo la collaborazione di Smile Train. Per quanto riguarda lo stand che avete qui al Summit, offrite degli screening gratuiti, delle visite? Certo, dal primo 14 giugno all'ultimo giorno di questa convention abbiamo messo a disposizione 30 medici volontari per lo screening a tutti i pazienti over 60 che parteciperanno all'evento.